Un altro aspetto da tenere in considerazione qui nel torrente Picone, dove siamo sommersi letteralmente da tonnellate di rifiuti, è che gli stessi potrebbero prendere fuoco, o qualcuno potrebbe anche bruciarli. Per cui vi lascio immaginare che cosa potrebbe succedere, quali potrebbero essere le conseguenze di un incendio, diciamo, qui in questo uliveto. Siamo praticamente nel cuore di Bari, al rione Poggiofranco, diciamo oltre la statale 16, via Mitolo, oltre la statale 16, dalle parti di via Generale della Chiesa. Per cui provate a immaginare che cosa potrebbe accadere se dovesse prendere fuoco, se dovessero prendere fuoco queste tonnellate di rifiuti che sono qui. È incredibile, è davvero incredibile. Il sindaco ha dei poteri sostitutivi, se come ci dicono qui c'è un, questo è un suolo privato, beh, a questo punto potrebbe intervenire, dovrebbe intervenire immediatamente il sindaco con i poteri cosiddetti sostitutivi, perché è inammissibile, inconcepibile che ci potrebbe essere, che tutto questo materiale potrebbe andare a fuoco. Va bene, restate collegati. Onda Verde Puglia, facciamo rete e fare verde Bari.